Noi andiamo ad SM, subito, subito. Ma cosa? Hola raga, rieccoci qua con un nuovo video su DB Legends. Prima del Legends Festival vi porto un altro showcase succulento che sfrutta sia il leader slot sia il sistema boost characters. Raga, team Dragon Ball Saga con come leader Yajiro Bei, che non è della Dragon Ball Saga ma è della Saiyan Saga Z, però comunque per appartenenza, per spiritualità, direi che ci fitta benone in questo team. Inoltre Baffa HP porta una carta verde, Lunch abusa delle carte verdi, di conseguenza il team sulla carta risulta alquanto competitivo, senza contare il fatto che sia Lunch che Yamcha si trovano, se non sbaglio, in tier A, quindi un 20% di danno extra, un 15% di difesa extra ce lo prendiamo più che volentieri. Prima di cominciare vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto, sulla fiducia per chi fosse nuovo del canale, perché ancora non fossi iscritto sicuramente non vi invoglierà giocare a vedervi uno showcase della Dragon Ball Saga. Porto contenuti nuovi relativi a DB Legends tutti i giorni, e qual miglior momento rispetto ad ora per iniziare a seguirlo? Quindi iscrivetevi, attivate la campanella, attivate un'altra sveglia per le 5 di domattina che ci seguiremo insieme in reveals and stuff, e detto ciò vamonos con questo showcase, via! Ok, vi confermo che sì, Lunch e Yamcha sono esattamente in tier A, quindi 20% di danno extra, 15% sulle difese e nient'altro. In realtà ci sarebbero anche Roshi, Demon King piccolo, entrambi in vari tier, ma molto probabilmente non li utilizzerò mai, in quanto il terzetto fisso saranno Yajiro Bei, Lunch e Yamcha. Yajiro Bei tier C, quindi zero buff, ma usufruirà dello slot leader, quindi non solo HP per tutta la squadra ma anche critical, raga, perché lui sì, dalle 6 stelle in poi buffa sia HP che critical. Quindi andiamo e gustiamoci questo bel team. Gli equipaggiamenti ve li ho già fatti vedere, ve li rimostro, e detto ciò vamonos. Team Godki, partenza con Vegeta di fronte, non benissimo per il mio Yajiro Bei. Ok. Nice. Potenza dei Vanish Infiniti di questo team. Nice. Andiamo così. Ok. Feint. Pure raga. Ah, ho aspettato troppo. Sono stato troppo buono. Va bene, mettiamo Yamcha a tankare. Tanca, tanca tutto, ma bro. Debuffino. Ok. Ok. Eliminiamo sfere. What? Va bene. Via. Vai. Vai Lunch. Critta Lunch. Addio. Mamma mia cosa ha fatto Lunch. Demolito. HP. Oppiamo questa. Ok, saltino. Vanish recuperato. Ok, possiamo incassare, non c'è problema. Shield, shield. Perfetto. E meno due.
No, è vero, perché non sono entrato con Locke. Ok, non c'è problema. HP. Nice. Vai, Yamcha. Ora è meno 2. Va bene, anche su Vados non c'è problema. Bazzucata. Nice. Incassiamo, incassiamo. E in caso di rush buttiamo Lunch. Oh, addio ma bro. Addio ma bro. Prossimo match. Altro God Key. Ciao Vados, ciao Vegeta, ciao Goku. Identico a prima praticamente. Nice. Ok. Ah, è già in attacco. Nada, nada. Ok, Vegeta. Chill out, please. Mettiamo Yamcha prima di subito. E c'è un pizzico di lag nell'aria. Va bene, debuff. Nice, andiamo ad SM. Subito, subito. Ma cosa? Ma cosa è successo? Ok. Nice. Oh, ma raga, ma questo team cosa sta diventando? Cosa sta diventando il DB Saga? Abbiamo ancora il Vanish. Ok. Il tuo è andato. E onestamente anche Yajirobei può andare senza il minimo problema. No, ok. Perfetto. Va bene, Vanish recuperato. Ok. Buttiamo dentro Yajirobei a morire. Anzi, sapete che lei se la tanca questa e gli tolgo anche il rush. Nice. Mi sta rushando. Ok. Non ho ben capito, ma ok. Addio. Va benissimo. Perfetto, ci abbiamo Yamcha contro Goku. Ok, tocca a me, frate. E penso che sia anche finita. GG, raga. Cioè, ci sono rimasto male io per lui quando gli ho aperto in due praticamente quel Vegeta Legends Limited. Che bel team, mi sto divertendo un sacco. Prossimo. Team Movie con Gogeta Super Saiyan 4 come leader. Oh, ok, ok. Va bene, piccolo Gohan. Chill out, bro. Chill out, bro. Puoi finire le carte, il key. Va bene. Non la miglior partenza per la povera Lunch. Ok, fatemi impegnare, raga, che ho capito. Ci abbiamo il triplo turbante contro. Togliamogli il damage reduction. Nice. Ok, vai Lunch.
Leviamo Rush, che potrebbe averlo. Ok. Preso e rinasci. Su, Gohan. Rialzati. Alzati e cammina, Gohan. No good. Nice. Rush. Subito proprio. Subitissimo proprio. Ottimo, raga. Un problema enorme in meno. Ne restano solo due. Di problemi enormi. Quanti attacchi per farti fuori, Bojack? Via. Ok. Subito blu. Non faccio in tempo. Sì, invece. Cosa sto godendo, raga? Vai, vieni Goji. Ok, solo uno step. Dentro subito Yamcha. Vai che te la tanchi, bro. Io credo in te, Yamcha. Grande. Ok. Va bene il Vanish. Se l'è utilizzato, però potrebbe rientrare Gohan. Nope. Vai, Yamcha. Sei Yamcha, Lunch. Blu. Ci provo. Godo. Ok. Va bene. Ok. Attacca subito lui. Prossimo. Team blu yellow Super Saiyan con Gohan leader. La vedo già complicata. Va bene, partiamo di cattiveria. Dentro Yamshon. Sì, posso usare tutte e due le carte. Vai Yamcha, crittami per bene. Oh sì, Yamcha. Mettiamo altri debuff. Ok, ottima temporeggiata. Nope. Dentro Lunch. Nice, preso. Leviamogli il Rush. Vai Yamcha. Ciao Bardock. Sapete che forse ci muore lui. Eh sì. Mamma mia. Ok. Va bene, incassiamo. Dentro Lunch.
E dentro Yashiro Bey facciamo girare un po' tutti, tanto lui non ci muore. Cheat. Ok. Ok. Devi tirarmelo rush, frate. No, non devi. Una sassaiola, raga. Iniziato benissimo, poi una certa mi sono un po' perso. Ma raga, che goduria giocare sto team. Prossimo. Ultimo match, Team Saiyan con Charlotte. Nice. Partiamo, partiamo e non ci fermiamo. Ok. Ciao Charlotte. Mi servono carte, mi serve fare un vanish. Nice. Ok, un po' troppe perdi in mano. Debuffiamo. Anche se lui è immune, gli altri forse no. Alcuni no. Yashiro Bey ultra istinto. Ok. Si sta avvicinando? No, si sta allontanando. Va bene, qua mi becchi, non ci posso far nulla. Incassiamo qualcosa. Pure? Un po' buttatina, secondo me. Ma va bene così. Easy. Recuperiamoci un po' d'HP. Tappiamo, allontaniamoci. Via. Oh, nice. Non ce l'hai più ora. Il cover di Goku. Mamma mia, raga. Una fucilazione. Devastato. Perché c'è anche il feint, raga, nella SM di Lunch. Me ne dimentico anch'io, ma c'è pure una percentuale di feint. E quando scatta, pam, è goduria. Va bene, via. Ok. Nice. Belli sti danni, Yamcha. Quelli delle pietre un po' meno. Va bene, facciamogli fuori la barra così. Proviamo così subito. Perfetto. Pensavi di farla, Yamcha. No, no, no. E ti prendi i suoi sassi. Ok, meno due. Debuffino. Ah, sarebbe stato bello renderlo canonico con l'SM. Peccato, raga, peccato. Raga, parliamo giusto un attimo del team.
Che dire, raga, se c'è veramente un team che si avvicina al concetto di Ultra Istinto, penso che sia questo qua. Lunch, praticamente come la stand, non l'avete vista molto in questo video a dire il vero, ma come la stand, grazie alle carte verdi, può potenzialmente recuperare Sylvanish troppe volte. Yajirobei si recupera sostanzialmente il Vanish dopo aver fatto un Vanish per 3 volte. Yamcha ci mette dei danni alquanto stupidi, eppure lui di main ability recupera il Vanish, quindi è un team difficilissimo da colpire. Che però sì, quando verrà colpito non avete quei cover change capaci di salvarvi un po' dalla situazione scomoda, ma la difficoltà è appunto riuscire a colpirlo. Inoltre, buona manipolazione delle sfere del drago tramite Lunch e anche tramite Yamcha, visto che a fine attacco avversario distruggerà una sfera del drago, e questo per 2 volte. Sostanzialmente già con Lunch e Yamcha sono meno 5 sfere per il nostro avversario. Se giocassimo anche di KP sarebbe un Rising Rush in meno sostanzialmente, ma perderemmo tutto il senso di Yajirobei con la carta verde, che trovo faccia girare il team in una maniera incredibile, anche perché lui di base c'ha pure quel meno 1 di tempo di sostituzione per i vari alleati e meno 2 su se stesso. È pazzesco, raga, come gira bene il team con Yajirobei. Fatemi sapere comunque la vostra qua sotto nei commenti, cosa mancherebbe a questo team per diventare veramente competitivo. Secondo me, tra slot leader e buff dei tier, veramente poca roba, un tank serio. In ogni caso, voglio sapere la vostra. Un bacione a tutti, raga.